Anche quest'anno, malgrado le difficoltà note a tutti, la Fondazione ha provveduto a selezionare le domande pervenute, a graduare e ad assegnare i premi agli studenti delle varie scuole medie, inferiori e superiori della provincia che hanno presentato domanda. Per coincidenza, le domande sono state 55, e pari a quello che era stato sempre da anni il budget che la Fondazione si è assegnata in relazione alle proprie disponibilità. Quindi sono lieto di dire che tutti hanno ricevuto il loro premio. Negli anni scorsi, in questa sede, venivano tutti i giovani premiati, venivano le loro famiglie, sostanzialmente era una festa. E dirò che sia i genitori che i ragazzi hanno sempre manifestato la felicità di questo incontro. Quest'anno non abbiamo potuto farlo, forse neanche l'anno prossimo. Però abbiamo lo stesso assegnato i premi, provvederemo a distribuirli, abbiamo già cominciato, ma non ci bastava la semplice consegna dei premi. Volevamo mandare loro un messaggio che fosse di congratulazioni nuovamente, di apprezzamento e di incitamento a perseverare sulla loro strada. Sono stati bravi, quindi si chiama premio perché non è una regalia, ma è un qualche cosa che i giovani si sono meritati e dirò che se lo sono meritati anche le loro famiglie, che riescono a supportarli, aiutarli, e ad essere le loro fondamenta. Ancora ci sono persone che mi dicono: noi non sapevamo niente, eppure ci sono state comunicazioni sulla stampa, sui giornali, sulle radio, ma alcuni non vengono raggiunti. Speriamo che questo numero limitato di quest'anno, diciamo non limitato, sia dipeso effettivamente da un calo di presenze, di affezioni, piuttosto che da una mancanza di informazione. Fin d'ora dico che la Fondazione è già pronta ad emettere il prossimo bando per l'anno successivo e quindi raccomando a tutti di dare informazione, pubblicità, perché chi si trova nelle condizioni di meritarlo possa presentare la domanda con la relativa documentazione. Molti familiari mi hanno anche detto che si sentono un po' abbandonati. Qualcuno ha detto: lei è l'unico che si ricorda di noi. Spero che non sia così. È sicuro che ci sono anche altre associazioni, forse meno visibili, che si occupano di queste cose, ma mancano i collegamenti. Uno dei lavori da fare sarebbe quello di collegarsi fra tutti. E non hanno neanche chiaro a chi si possono rivolgere. Sicuramente ci saranno uffici o settori dei comuni, delle province, delle regioni che si occupano di dare supporto a questi ragazzi e alle loro famiglie. Ma manca l'informazione, non sanno a chi rivolgersi. Questo sarebbe un ulteriore lavoro che deve fare o la Fondazione o qualcun altro. Poiché siamo nelle prossimità delle festività natalizie, prendo l'occasione nel fare, oltre a rinnovare i complimenti a questi giovani, nel fare auguri per le festività natalizie sia a loro e alle loro famiglie, nonché per il prossimo 2021, che tutti speriamo sia migliore di questo.